Buonasera, sono passati 39 anni e 5 mesi dal 22 giugno 1983, il giorno in cui scomparve Emanuela Orlandi. È un tempo infinito che è stato solcato, attraversato da depistaggi, speculazioni, ipotesi, soprattutto dal silenzio, dobbiamo ribadirlo, del Vaticano su questa ragazza che all'epoca aveva soltanto 15 anni. In queste ore, e la puntata di questa sera è piena, diciamo, di un racconto che faremo di tutto quello che è successo, in queste ore ci sono delle clamorose novità. La prima, una lettera scritta da Mehmet Ali Agca, l'uomo che nel 1981, il 13 maggio, tentò di uccidere il Papa in piazza San Pietro. Una lettera nella quale lui dice molte cose che non aveva detto prima, ma soprattutto questa sera abbiamo Ali Agca in collegamento. Più tardi lo sentirete. Numero due, la seconda novità, un documento, un verbale inedito di un personaggio molto discusso, si chiama Marco Accetti e si è sempre autoaccusato del rapimento di Emanuela Orlandi raccontando un sacco di particolari che però i magistrati hanno archiviato, hanno messo da parte considerandola una sceneggiatura fantasiosa. E poi quest'altra novità, una novità molto pesante, è un audio che ascolterete questa sera nel quale un compare, un socio, chiamatelo come vi pare, del boss della Magliana, Enrico De Pedis, detto Renatino, riapre la pista della pedofilia. Quindi ci sono come al solito due costanti, quella del Vaticano e quella della banda della Magliana. Stasera ne parliamo con Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, con Emanuele Fittipaldi, vice direttore di Domani, con l'avvocatessa Laura Sgro che difende gli interessi della famiglia Orlandi, ma prima la vignetta di Mauro Biani. Non sono scomparsa, io sono sempre stata qui. È scomparsa la verità, la giustizia, l'umanità. Chissà e non parla da 39 anni. Il prossimo 14 gennaio Emanuela Orlandi compirebbe 55 anni. Ma per tutti è rimasta quella ragazzina di 15 anni che abbiamo visto sui manifesti che erano stati affissi in tutta Roma. E credo anche per Pietro Orlandi, suo fratello, no? L'immagine sia certo rimasta quella. Dunque, Pietro, siamo di nuovo in un polverone di ipotesi, rivelazioni, novità. Ormai il prossimo anno saranno 40 anni che andiamo avanti così. Dentro questo polverone cominciamo ad analizzare le varie novità. La prima, in assoluto, è la lettera che Ali Agca ti ha scritto. Ti ha scritto il 21 novembre, sì, se non vado errato. Una lettera scritta in un italiano, diciamo, quasi perfetto. D'altra parte, lui lo parla e non solo, ma segue con attenzione, tu lo sai, tutte le notizie che vengono dall'Italia, non soltanto quelle su Emanuela, e probabilmente, siccome guarda spesso la TV, sta guardando anche in questo momento la televisione, e noi l'abbiamo intervistato qualche tempo fa, ma più tardi lo dovremmo avere in collegamento. Ma vediamo che cosa ci ha detto, una sintesi. Questo tuo progetto di sparare al Papa era un tuo progetto solo oppure era un progetto condiviso da altri, come i lupi grigi per esempio? No, era il mio progetto. Ma c'era qualcuno che diceva sì, è una buona idea sparare al Papa, non te lo diceva nessuno? Ma no, non è, io sono un uomo che... No, guarda a me. Da solo io sono un servizio segreto da solo, quindi non ho bisogno di nulla e nessuno. Da solo, però naturalmente qualcuno ti aiuta. E chi ti aiuta? Ma lupi grigi mi hanno aiutato. Che cosa succede? Ma il Papa ha preso una bambina, una piccola bambina, e quindi balza. Sì, io ho detto non si può, impossibile. Non si può sparare con lui con la bambina in braccio. Poi io ho esitato, potevo lasciare andare, poi
ha lasciato bambina. Rimasto solo, a quel tempo ho sparato due colpi. Poi il Papa è venuto a incontrarti. Sì. In carcere. 22 minuti di un colloquio, anche quello incredibile. Perché incredibile? Supera la logica umana, supera anche la volontà del Papa. Cosa ti ha detto? Il Papa ha detto che ai giornalisti. No, poi, no, cosa ha detto a te? Ma quello che si parla tutte sono menzogne, non ho mai. Allora diciamolo una volta. Cosa mi ha detto che ti ho perdonato. Ti prego, prego in Dio ogni giorno per te. Abbiamo parlato. Ti ha chiesto perché? No, non ha chiesto. Non ha chiesto. Quindi ha detto: ho perdonato, ecco. Abbiamo parlato. Il terzo segreto di Fatima è stata una cosa incredibile, perché il Papa poi ha detto che è questo colloquio voluto da Dio. Dunque, una Lia Chai, io l'ho trovato molto pacato, molto, sì, meno, diciamo, molto distante da quella, no, figura di esaltato che fu raccontata. Che tutti conoscono. Che tutti conoscono nei giorni immediatamente, sì, successivi all'attentato. Lui ti scrive spesso, con una certa frequenza, ogni tanto, diciamo. Sì. Questa volta cosa ti ha scritto di nuovo? Guarda, in linea di massima è rimasto sulla stessa linea di quando lo incontrai nel 2010 a Istanbul. Emanuela, rapita. Il mandante sta all'interno del Vaticano. Questa volta, a differenza delle altre volte, parla direttamente di Wojtyła, come, cioè di Giovanni Paolo II. Di Giovanni Paolo II. E, come mandante? Sì, esatto, richiesto da lui. E, come le altre volte, parla di un dossier all'interno del Vaticano, ma questo forse lo pensiamo tutti quanti, che ci sia un dossier, ne siamo abbastanza sicuri, all'interno del Vaticano. E riguardo a quell'incontro che ha avuto in carcere, sì, in questa lettera lui dice che quell'incontro è voluto da Wojtyła per convincerlo ad accusare l'Unione Sovietica dell'attentato. Cioè lui in realtà dice, Wojtyła cercò di convincermi ad accusare i bulgari e il KGB. Esatto. Per fare questa operazione, in cambio della promessa di essere liberato, sì, sì, tra due anni. È la cosa che mi aveva sempre detto anche all'epoca. Sì. Loro mi avevano promesso che sarei stato libero nel giro di pochi anni. Questa però, siccome era sotto la giurisdizione italiana, serviva, occorreva, diciamo, un intervento del capo dello Stato, che all'epoca era Sandro Pertini. Che non ne voleva. Non ne vuole sentir parlare. Che non ne voleva sentir parlare. Per questo, lui dice, furono rapite sia Mirella Gregori, sì, 40 giorni prima, che tua sorella Emanuela Orlandi. Però restiamo sempre nell'ambito di una situazione di voci che arrivavano a lui, perché lui mi ha sempre detto, io in fondo stavo in carcere, quindi le cose che so le so perché mi venivano dette. In questo caso mi venivano dette, lui mi ha detto, tre preti, che erano quelli i miei confidenti. Sì. E uno di questi l'ho incontrato anche 3 anni fa ad Istanbul. Un certo padre Lucien. Tu o lui? Chi l'ha incontrato? No, lui, 3 anni fa. L'ha incontrato ad Istanbul, questo padre Lucien dell'Opus Dei. Che tu sei riuscito a rintracciare poi? No, ho cercato di contattare anche persone all'interno dell'Opus Dei, ma non c'è un cognome, c'è solo padre Lucien. Certo. Vabbè, mi hanno detto che, di no. Non è che ce ne saranno molti di padre Lucien. E lui è molto. Si è sempre molto legato a questa questione dell'Opus Dei. All'epoca mi disse vai a Villa Tevere perché lì sicuramente possono aiutarti, perché sanno anche loro le sanno cose tutto. E a Villa Tevere è la sede. Guarda, siccome fra poco dovremmo averlo in collegamento, sentiremo direttamente da lui, certo, diciamo, se ha qualche dettaglio in più da raccontare.
Invece io con te voglio affrontare il secondo, diciamo, aspetto delle novità che stanno dentro questo polverone che si è sollevato e che riguarda Marco Accetti, che da anni parla della scomparsa di Emanuela, ritagliandosi sempre un ruolo da protagonista dentro questa storia. Non portando mai nulla di concreto. Però, sì, ma adesso diciamo, lo vediamo e ne parliamo. Devo ricordare che Accetti è stato più volte ascoltato dai magistrati, ha avuto una condanna per l'omicidio di un bimbo, José Garramondi, 12 anni, figlio dell'ambasciatore dell'Uruguay, che è stato ucciso il 20 dicembre dell'83 nella pineta di Ostia, e Accetti venne fermato perché lo aveva investito lui col furgone senza fermarsi a prestare soccorso. Poi il suo nome torna qualche anno dopo nel caso della scomparsa di un altro bambino, cioè Bruno Romano, 12 anni, sparito il giorno di Santo Stefano nel 95 dal quartiere africano di Roma, e nel 2013 fa trovare un flauto dicendo che è il flauto che aveva Emanuela quel pomeriggio in cui scomparve dalla scuola di musica di Santa Pollinare a Roma. Si autoaccusa del rapimento di Emanuela, di Mirella Gregori, e però la procura di Roma ha chiuso le indagini su di lui con una accusa di calunnia e autocalunnia. Nel verbale che è uscito in questi giorni dice che Emanuela fu nascosta in via San Francesco di Sales sotto al Gianicolo, poi in un camper parcheggiato vicino a Villa Streicht, poi parcheggiato a sua volta nella pineta fra Ostia e Castelporziano. Insomma, poi dice anche di aver girato per Roma con Emanuela sia a luglio che agosto, di averle fatto mettere una parrucca, insomma una serie di cose. Ma io, siccome tu l'hai incontrato e ti ci sei scontrato, voglio proprio far vedere questo momento. Lei dice in qualche modo di conoscere come è stato organizzato il sequestro, il movente, e che molto probabilmente Emanuela è viva. Quando io fornisco i sufficienti indizi... Non è un gioco, non è un rebus, io ti fornisco questo, il resto te lo trovi da solo. Ma continuiamo a prenderci in giro. No, intanto stiamo mettendo in dubbio. Ci sono state delle personalità all'interno del Vaticano che ti hanno ingaggiato per fare questo lavoro? Il più sfumato. Pochi ecclesiastici, minori tra l'altro, secondo, terzo grado, e pochi laici insieme hanno convenuto di operare, non c'era un mandante che... Oh, non si arriverebbe alla risoluzione dopo 30 anni se si sapesse chi sono questi pochi laici e questi pochi ecclesiastici? Non sono quel tipo di persona che tradisce la parola. Però sei il tipo di persona che fa parte di un rapimento, che organizza un rapimento. Era per ottenere... La scelta per la sua cittadinanza? Certo. Si era anche pensato a Cristina, la minore, ma... La Cristina, come altre ragazze, non avevano quella predisposizione caratteriale per poter con loro dialogare e simulare. Questo non ho detto che la ragazza sia, la Emanuela abbia delle caratteristiche da disprezzare, al contrario, proprio per la sua generosità, per il suo essere aperto, per la sua fresca... Come fa a dire cose del genere? Prego? Non puoi parlare così di Emanuela. L'unica cosa di cui sono convinto è che te non sei entrato mai in contatto con Emanuela. Hai raccontato il rapimento dicendo che Emanuela aveva accettato questa cosa perché le avete detto che a casa sapevano che lei si sarebbe dovuta assentare due o tre giorni. Sì. Ecco, già questo mi basta per capire che non hai avuto nessun tipo di contatto con Emanuela. Io la conoscevo molto bene. Ora fermiamoci qui. Emanuela non usciva neanche la sera. Non avrebbe mai accettato di restare fuori casa anche una notte, no, perché un estraneo le diceva stai tranquilla perché tuo padre già lo sa. Ma questo vuol dire prendere in giro la gente? Vabbè, insomma, mi pare che qui tu lo hai, diciamo, messo nell'angolo con una domanda gli chiesi una cosa riguardo alla prima telefonata che lui diceva di aver fatto, era una cosa importante, non sapeva rispondere, ma purtroppo non ha mai, nei 13 interrogatori credo, in 10 anni, non ha mai portato una prova, un riscontro alle cose che diceva. Quindi anche se lui sapesse così, ma non la dice, diventa
un testimone inutile. No, però il punto vero è che in una storia complicata come questa e inquietante come quella della scomparsa di Emanuela, cioè spargere fumo e veleni sì. È una cosa che complica ulteriormente, sì, ma nel corso no? degli anni è caduto continuamente in contraddizione, una volta dice una cosa, una volta dice un'altra cosa. Io ho chiuso veramente con quella persona, secondo me non ha nessuna utilità nella ricerca della verità. Ora ti faccio ascoltare un audio, che è la terza novità di questi giorni, un audio shock, lo possiamo definire così, del 2009, che è stato reso noto soltanto adesso da Alessio Ambrosini, che ha un blog che si chiama Notte Criminale, sì. E nel quale a parlare è un socio compare di Enrico De Petris, detto Renatino, boss della banda della Magliana, di cui lui non ha rivelato il nome, ma ha detto che lo farà con i magistrati. E io vorrei che lo ascoltassimo insieme. De Petris si è sepolto lì, per grazia ricevuta. Ma no, ma per quello che dice quella pazza da Minardi. Allora, votiva. Pure insieme se portava a letto. A letto, se portava, non so, noi portava all'interno del Vaticano. Quando è diventata una cosa che ormai era diventata una schifezza, il segretario di Stato ha deciso di intervenire, ma non dicendo a votiva poi mo l'euro mezzo, mo. Si è rivolto a chi? A lui, essendo esperto del carcere, perché faceva il cappellano riformatorio e poi il carcere, si è rivolto ai cappellani del carcere. I cappellani del carcere, uno era calabrese, l'altro un furbacchione, un certo Luigi, un certo padre Pietro, hanno fatto altro che chiamare De Petris e gli hanno detto sta succedendo questo, ci puoi dare una mano, punto, e adesso sono tutte cazzate. Fisso, però gli dico le cose vere, ma le cose vere che non si fanno pubblicare, perché nemmeno a me, ma mandato sotto, io ripeto, il comandante Roscico, che era compare e subalterno del generale del Sismi, mi hanno portato a pranzo a Fiuggi, hanno tentato da dirsi un po', non dice come stanno le cose, io ho detto senti, Nando, si chiama Nando Musumeci, io ho detto Nando, non... Che te dico? Ma qui se sapete la verità, ma che ci fate? Che ci fate? Non ci fate niente. La gente è morta. Come la provi una cosa del genere? Te ci sono pure per i danni. Sì, quello sicuramente. Ha capito? Non è... Io quando parlai con Nando a Fiuggi, dici Nando, non hai capito. Da te te trasferiscono, a me mi ammazzo, lascia perdere. Allora, per quello che si è potuto capire... ci sono anche dei bip che diciamo coprono dei nomi, sì. Però in quest'audio questa persona che parla chiama in causa direttamente il Papa, sì. Giovanni Paolo II, oggi santo peraltro, quindi è una cosa da non dimenticare, e chiama in causa anche l'allora segretario di Stato Casaroli, il quale in questa storia c'entra e come? E c'entra perché io adesso faccio risentire che cosa accade quando a un certo punto... L'emissario che sta trattando con lui, con il Vaticano, chiama il centralino della Santa Sede e chiede di parlare con lui e getta nel panico le suore che rispondono. Sentiamo. Come vuole? Che vuole? Sua Eminenza Casaroli. Sua Eminenza Cardinale, 1.58 ha detto? 1.58. Sì, attendo un momento. No. Il più veloce possibile. Sì, passo subito. Questo numero? Il segretario, per cortesia, il segretario Casaroli. Un momento. Sì. Un momento. 3792. Ma quello è delle cose. Lui, perché quello lì è 3. Com'è? 3793. Codice, tutti i numeri che non possiamo passare. E come? Ma chi è che parla, scusi? Qui è Don De Paolo. Sì, il cardinale, per favore, subito. Ok. A questo numero? Su questo numero? Sì. Ok, questo. va bene, vengo subito. Mamma mia, qui è questo? No, ferma adesso. Come lui parla? No, io l'ho detto, adesso non mi intrometto più con lui. Ma quanto ci impiega a venire sti creatori? E lo so io che quel numero lì è certo un altro posto. Eminenza! Attendo un momento, Ma presto, come mai che gli altri numeri non si poteva passare? Sì, attendo un momento. Ma non posso ancora. Avrà chiuso. Pronto?
Pronto? Pronto. Ecco Eminenza, parla. E questa era la voce di Casaroli, quel pronto che sì. Si sente alla fine. Sì, esatto. Ed è anche il motivo per cui è molto difficile che in Vaticano continuino a stare zitti su questo, perché questa è la prova provata che Casaroli, segretario di Stato... Ma non è neanche una cosa normale che un segretario di Stato dia un numero un privato codice. Dei presunti rapitori, una linea diretta. Certo, e quindi diciamo che Casaroli sia dentro questa storia certo. È un fatto oggettivo, e che non ce ne sia traccia, o si voglia dire che non ce n'è traccia, è una cosa che non sta in piedi da esatto. Nessuna parte. Devo dare la pubblicità e torniamo certo. Perché credo che avremo al telefono Alia Gia. Allora, il collegamento è un po' problematico, ma io ho al telefono Mehmet Alia Gia. Buonasera Ali. Buonasera, buonasera. Ali, allora, stavamo parlando di questa lettera, io davanti a me ho Pietro Orlandi, stavamo parlando di questa lettera che tu gli hai scritto a novembre, e io vorrei che tu ci spiegassi quali sono le novità che ci sono in questa lettera che è stata pubblicata dai giornali ormai. Ma veda, da 40 anni sì? Si ripete sempre le stesse cose, e altri 40 anni si può ripetere. Quando non c'è la verità, quando c'è la menzogna che continua, questo può danneggiare sia il Vaticano sia Emanuela Orlandi. Ali, qual è la menzogna? Qual è la menzogna? È la menzogna che questa storia del sesso, del Banco Ambrosiano, altro, non c'è niente, oppure quello che padre Amort ha detto che ci sono riti diabolici in Vaticano, tutte sono menzogne. E invece la verità, scusa lì, perché così anche la gente capisce, perché sennò non tutti conoscono bene i dettagli. Qual è la verità, se tu me la puoi dire in poche parole? Una verità, una sola. Emanuela Orlandi collegato con il terzo segreto di Fatima, un gruppo di persone dentro il Vaticano hanno organizzato questo intrigue. Guardo, non sto parlando della 'ndrangheta, sto parlando di un intrigue. Di un rapimento. Dei servizi segreti, dei poteri occulti. Ali, scusa se ti interrompo, ma a che cosa doveva servire il rapimento di Emanuela Orlandi, secondo te? Soltanto per ottenere la mia liberazione. Sì, e in cambio della tua liberazione tu cosa dovevi fare? Di questo non posso parlare, perché non conta nulla ormai dopo 40 anni. Posso dire soltanto questo: se qualcuno in Vaticano vuole Emanuela, ritorna a casa domani. Cioè questo, secondo te, scusa, stai dicendo che Emanuela è ancora viva? Sì, secondo me, ma se non è successo qualcosa straordinario, di un attacco di cardiaco, qualcosa, Emanuele Orlandi sta benissimo, nessuno lo ha fatto male, nessuna violenza, nessuna infamia. Ma però Ali, Emanuele scusa... Emanuele Orlandi in mano alle persone oneste, basta. Ali, scusa se ti interrompo. Allora, cioè... Vuol dire che per 40 anni Emanuela è stata nelle mani di qualcuno, ma di chi? Chi? Un gruppo di persone religiose, persone quello di intelligence, cose varie. Cioè. Ma perché tu dici, perché tu hai detto che è pericolosa questa verità per te e per il Vaticano? Perché? Ma no,
pericoloso per il Vaticano, perché il mezzo mondo adesso aggredisce il Vaticano come assassino, come rapitore, come stupratore, che non esiste. Non esiste. Ok. Quindi, ma come? Ha appena detto che è stata rapita per conto del Vaticano. Non è Emanuela, ostaggio la dignità, il prestigio del Vaticano, i tre grandi papi. Sì, allora... Basta con questa menzogna. Allora... Devono liberare ad ogni costo. Dicendo la verità. Ali... Senza verità, sì. Inutile anche liberarla. Sì, però Ali, tu capisci che tutto questo... senza dei dettagli precisi è molto fumoso, è difficile da comprendere. Guarda, ti dico una cosa molto semplice. Sì. Molto semplice. Il mio avvocato Pietro Dovidio. Sì. Nel novembre 84. Sì. Mi ha portato due documenti. Uno cosiddetto Turkish. Cioè dice turco. Turkish. Sì. Turkish dice che il Vaticano, Italia, Costa Rica devono firmare un accordo per trasferire Ali Agca in Costa Rica. D'accordo? Sì. Secondo documento? Dopo due giorni, l'ambasciata costaricana in Italia dichiara pubblicamente, ufficialmente, noi siamo disposti, come lo Stato del Costa Rica, a ospitare Ali Agca nel territorio del Costa Rica. Ma basta, questo è un immenso prova. Mi ha portato il mio avvocato dai poteri occulti. Ecco, benissimo. E tutti hanno mandato questo messaggio, abbia pazienza. Sì. E lì però tu in questo momento sei libero, in questo momento sei libero, quindi sì. Diciamo questa è una vicenda di cui tu stai parlando ormai passata, quindi come facciamo sì. Oggi diciamo a capire quello che tu dici se non ci sono degli altri dettagli? Parli di poteri occulti nel Vaticano, di gruppi religiosi, ma di chi stai parlando esattamente? Anche della CIA, perché questa storia politica cominciata anche dalla CIA, da quel William Casey, cattolicissimo, un figlio spirituale del Papa polacco, quindi c'è il crollo dell'impero sovietico, e più importante il terzo segreto di Fatima, questo sì, quello. Sì. Ci sono gente che conoscono, capiscono perfettamente. Ali, qualcuno deve parlare. Ali, però io Vaticano. Sì, Ali, io davanti a me ho Pietro Orlandi, che tu conosci, il fratello di Emanuela, il quale sì, ecco, senza diciamo sconfinare nella teologia, nella geopolitica e nella spy story, io ho qui Pietro Orlandi, il quale da 40 anni, tu sai, sta cercando la verità sulla scomparsa di sua figlia. Pietro, vuoi parlare con Ali? No, io voglio dirgli soltanto una cosa, e lui adesso sta, non so per quale motivo, cambiando un po' discorso, salvaguardando tutti i papi, quando lui in questa lettera dice effettivamente che è stato Wojtyła ad ordinare quel rapimento, quindi c'è un po' una contraddizione anche in quello che dice. Hai sentito Ali? Ma guarda, io sto dicendo che se il Vaticano vuole, domani Emanuela ritorna, è chiarissimo, no? No, questo è chiarissimo. Il problema è capire dove è stata per tutti questi 40 anni. 40 anni è stato in mano persone affidabili. Ma dove? Che non hanno fatto nessun male a Emanuele, questo bene, lo ma, garantisco. Ma, beh, ma come fa a dire queste cose? Come, scusa, fai? Cioè, come, Pietro, fai, Pietro. Come fai a dire non ha subito alcun danno, che me lo dici dal 2010 quando ci siamo incontrati ad Istanbul? Emanuele è viva, non ha subito alcun danno, prima o poi torna a casa. Come fai oggi, 2022, a dire Emanuele è viva, non ha subito alcun danno, e nell'ultima mail che mi hai mandato pochi giorni fa mi hai detto certo, io sono certo e sicuro al 100% che entro l'anno Emanuele ritorna a casa. Come fai a dire una cosa del genere? No, non è entro l'anno, dai, speriamo che al 40esimo entro l'anno anniversario ritorna alla casa. Come fai a dire una frase del genere?
sul Vaticano, basta, non c'è altra soluzione. Ali, però le pressioni Pietro Orlandi le ha provate tutte sul Vaticano, sai? Eppure non è riuscito. Dovete farlo tutti voi giornalisti. Pietro Orlandi è un uomo solo. Beh, noi lo stiamo facendo. Non ce la fa. Stiamo parlando non qui con te. Pietro. Sì. Speriamo che il Vaticano lascia questa storia. Basta, ormai milioni di persone maledicono il Vaticano. Deve dire basta con la menzogna, deve gridare la verità ad ogni costo, perché il Vangelo dice la verità vi renderà liberi. Senti, io ho un'ultima domanda. Chiedo al Papa Francesco sì. di fare finire questa storia. Liberate Emanuele Orlandi, basta. Ho un'ultima domanda da farti, Ali, prima di lasciarti. Fu Wojtyła, cioè Giovanni Paolo II, a diciamo organizzare quello che sarebbe stato secondo te il rapimento di Emanuela? No, assolutamente no. Qua c'è una fraintesa grave. Guarda, quando l'ha scritto nella mail, rapito, Karol Wojtyła era in Polonia per salvare il suo paese dalla tirannia sovietica. Però quei poteri occulti dell'Occidente hanno chiamato subito il Vaticano e parlate con Arcivescovo Vigano, lo hanno detto, abbiamo una condizione per liberare Emanuela, per liberazione di Ali subito il giorno stesso. Perché non nascondate questa verità? Va bene, Ali. Con Vigano. Ali, io ti ringrazio, grazie di queste cose. Ciao a tutti. Grazie, ciao Ali, ciao. Allora, un attimo che restituisco gli arnesi qui in studio. Allora, Pietro, insomma... Che c'è da commentare? No, io avevo, pochi mesi fa, avevo incontrato una lì, cioè, meno, diciamo, così... con meno fuochi d'artificio e qui però diciamo che ha ripreso una vecchia... Ognuno può... Intanto mi mettete per favore in collegamento, io ho sia Emiliano Fittipaldi, vice direttore di Domani, che Laura Sgrocche, l'avvocatessa, la legale della famiglia Orlandi. Allora, che avete ascoltato sì quello che ha detto Accia? Penso di sì. Le ipotesi le possono fare tutti quanti, sì. Tutti fanno da 40 anni ipotesi, lui fa un'ipotesi. Però a un certo punto uno si stanca ad ascoltare sempre ipotesi quando non c'è un riscontro, soprattutto quando ti dicono è questa la verità, è questa, è così, è così, è così, però non provi un minimo di riscontro. Cioè, quindi diventa quasi inutile. Le persone si dovrebbero presentare, dovrebbero raccontare quello che sanno quando hanno in mano la prova di quello che non dicono. Non è mai stato facile riuscire, diciamo, a parlare con Ali Agca in maniera concreta, diciamo, sui fatti. Sì, perché poi parte, sì. Per carità, dice delle cose che in un certo senso io ho sempre sostenuto, che la responsabilità sulla scomparsa di Emanuela nasce all'interno del Vaticano, che Wojtyła era a conoscenza di tutto quello che era successo, lo è stato, lo è Ratzinger e lo è anche Papa Francesco, e che sicuramente all'interno del Vaticano c'è un, chiamiamolo fascicolo, dossier, come vuoi, che racconta quella verità, e da 40 anni non la raccontano perché è una verità veramente pesante per l'immagine dello Stato Vaticano. Certo. Allora, io chiederei prima a Laura Sgro, l'avvocatessa Laura Sgro, che ha ascoltato insomma queste cose che diceva Ali Agca, e però siccome lei è quella, diciamo, che poi interviene sul piano giudiziario, sì. Le vorrei chiedere qual è lo stato dell'arte di questa vicenda che va avanti da 40 anni, che noi continuiamo a seguire e continueremo a seguire, ma che insomma è arenata. Prima le do io una notizia, cioè che il Consiglio Superiore della Magistratura, a cui lei si era rivolta, e il Consiglio, il CSM, sta continuando la sua indagine, anche se mi è stato detto è un'indagine che non porterà praticamente a nulla, visto che comunque i magistrati che erano intervenuti in questo caso ormai non sono più in servizio. Prego, avvocatessa. Beh, non porterà a nulla, buonasera intanto. Forse buonasera. Dal punto di vista disciplinare, perché non sono più in servizio.
Però in ogni caso potrebbe portare alla definizione di quello che di fatto è successo in procura. Il dottor Capaldo ha detto che ha ricevuto degli emissari vaticani, vediamo di capire chi erano e poi si potrebbe tornare a riaprire un fascicolo per vedere cosa si sono detti, se effettivamente c'è stata questa richiesta di scambio con il corpo di Emanuela. E quindi insomma lì il discorso allora, diventa molto allora diverso. La interrompo perché il dottor Capaldo queste cose le ha dette proprio qui dove adesso è seduto Pietro Orlandi durante l'ultima trasmissione che abbiamo fatto su questa vicenda, ma quello che io le vorrei sapere in questo momento, c'è un'inchiesta in corso oppure l'inchiesta, perché dopo che il dottor Capaldo aveva parlato i magistrati avevano cominciato a lavorare su quelle dichiarazioni e hanno accertato anche chi erano i due emissari che erano andati da lui, e lo dico io, erano il dottor Gianni e il dottor Alessandrini, capo e vice capo della sicurezza vaticana all'epoca. Vero, assolutamente vero, non ci risulta che a seguito di ciò sia stata riaperta l'indagine, è rimasto un modello 45 per cui non ha avuto seguito niente. Io mi auguro che però, anche rispetto a quello che ha detto lei poco fa di quei nastri che ha fatto ascoltare, sulla base di questo, secondo me, si potrebbe provare di riaprire un'indagine e verificare che questa persona della registrazione, che peraltro è una registrazione che è datata e quindi ecco, ha anche un'importanza storica adesso. Anche per questo. Cioè allora, viene fuori adesso, ecco. Però è del... Prego. Finisca. 2009, e anche sì. Questo ha un'importanza. E io su questo chiedo a Emiliano, buonasera Emiliano Fittipaldi, buonasera. Voglio chiedergli, diciamo, e poi lo chiederò anche a Pietro, una riflessione su quello che abbiamo sentito, quell'audio che abbiamo sentito prima, quei due brani dell'audio che abbiamo sentito prima, in cui, diciamo, anche se ci sono delle parti coperte dal bip, si fa riferimento al Papa, al Cardinale Casaroli, e comunque chi parla e la sua identità, speriamo di saperla, chi parla non parla come un estraneo a questa vicenda. Guarda Andrea, io diciamo dei fuochi d'artificio che ho sentito anche adesso in trasmissione di quest'ultimo periodo, che credo che sia figlio diciamo delle inchieste giornalistiche della serie Netflix, vedo diciamo nel casino alcuni fili conduttori. E cioè? Il primo che due tre fonti per la prima volta parlano espressamente di una responsabilità vaticana nella sparizione di Emanuela Orlandi ai suoi massimi livelli. Non so se è una calunnia, non sappiamo se è una calunnia, non sappiamo sia falso sia vero, però iniziano a esserci molti testimoni che danno delle indicazioni, non dico precise, ma che accusano direttamente il Papa quantomeno di sapere. Addirittura quest'audio è un audio che tira in ballo un'altra volta una pista sessuale, una pista di molestie, che non è la prima volta, sia diciamo, alcune amiche della Orlandi lo hanno raccontato, anche se sotto forma di anonimato, agli intervistatori inglesi. Padre Amort, che veniva citato da Liaj Ka, l'ha raccontato che ricordiamolo, scusa e Emiliano, lo racconta no, devo nel dire, 2009. Emiliano, devo dire chi è Padre Amort, perché la gente non lo sa, era un esorcista diciamo conosciuto della Santa Sede, che aveva diciamo anche una sua era popolarità televisiva. Era l'esorcista del Vaticano, era famosissimo. Esatto. In più adesso io do invece rilevanza all'audio che tu hai fatto sentire prima e che ricordiamo è un'esclusiva di Notte Criminale, che è un blog diciamo underground molto conosciuto. Perché do questa importanza a quest'audio? Perché per la ennesima volta parla un esponente della banda della Magliana che indica come responsabile Wojtyla, e potrebbe essere una calunnia gigantesca, anche se andrebbe capito perché viene calunniato il Papa Santo, come giustamente ricordavi tu, in questo modo. Certo. Però per l'ennesima volta la pista della banda della Magnana viene considerata una possibilità concreta.
Non è la prima volta, nel senso lo ha detto Sabrina Minardi, che era l'amante la compagna di De Pedis, che si è autoaccusata di aver portato, esattamente, che si è autoaccusata di aver riportato Emanuela Orlandi in Vaticano e forse dopo il pagamento famoso del riscatto, cioè i soldi che erano stati investiti dalla banda lamagliana dello IOR e che Papa Wojtyla insieme a Marcinkus aveva investito in Polonia. Ricordiamo che anche Antonio Mancini, che era un altro sodale della banda Mandela Magliana, disse ai magistrati di aver saputo in carcere che la banda e De Pedis avevano partecipato al rapimento. In più Crispino, detto Crispino, cioè Abbatino, il freddo della banda della Magliana, ha raccontato di aver saputo da suoi amici e sodali che De Pedis aveva effettivamente partecipato su richiesta di Casaroli, esattamente quello che dice questa fonte anonima che dopo 14 anni viene un'altra volta pubblicata. Certo, adesso torno di questa partecipazione. Adesso torno da te, perché siccome non abbiamo invidie, diciamolo, se prima mi è sfuggito che questo audio è stato reso noto da Alessandro Ambrosini, che questo blog che si chiama Notte Criminale è stato diffuso dal Riformista, perché a ognuno bisogna dare merito, diciamo, delle cose che riesce a raccontare. Pietro, tu ha messo l'audio proprio sul canale. Cosa dici di quest'audio? Ah, quest'audio ne sono venuto a conoscenza, ve lo dico, nel 2017. Quindi parlando di 5 anni fa, 6 perché anni perché fa. Perché Ambrosini, quando lì ha dimostrato anche di essere un giornalista serio, perché lui mi ha detto, lui sta facendo un'inchiesta sulla Magliana, e incontrando questa persona, registrando di nascosto, a un certo punto è uscito la questione di Emanuela. Quindi lui mi ha detto, guarda, ho registrato queste cose pesanti sulla storia di Emanuela, pesanti su Giovanni Paolo II. Al momento non credo di pubblicarla. Te fai quello che vuoi, dimmi di cosa devo fare. Io gli ho dissi sinceramente, sono stato io a dirgli nel 2017, aspettiamo un attimo, perché nel 2017 parli di questa cosa... Io avrei voluto verificare, avrei voluto sentire, e devo dire, sull'argomento mi sono informato un po' in Vaticano, cioè le voci sull'atteggiamento di Wojtyła erano abbastanza frequenti in Vaticano, eh? Cioè sì, non però, sulla certo, questione in sé di Emanuela, però dobbiamo fare estrema attenzione, certo, perché stiamo parlando di un pontefice, di un che io parlo oggi, di una persona, che, io sì, parlo sì, di una persona, sì, però attenzione, voglio dire, stiamo parlando di voci che non hanno per il momento, certo, nessun no, tipo di no, ma io quando sento qualcuno in prova, Vaticano importante, dico, ma è vero che questa persona poteva avere questo atteggiamento? E mi rispondo, lascia perdere. Vabbè, a parte questo, però io voglio dire, comunque, rispetto all'audio, sì, l'importanza dell'audio. Sì, cioè, secondo me l'importanza dell'audio sta tutta nel nome di questa persona. Sì. Chi è? Cioè, mi auguro Abbatino che Ambrosini detto, lo vada a dire ai magistrati, no? Abbatino mi ha detto che questo era, lo chiamavano lo spione, perché era uno, non era uno della Magliana. Questo dell'audio, sì, che parla. Non è proprio uno della Magliana. Vabbè, è uno che collaborava, un irregolare, chiamiamolo uno che così, collaborava con De Pedis, sì, ma diceva stava sempre pure dai servizi. Sì. Addirittura, cioè, aveva dei stretti, per questo ce lo chiamavano lo spione, no? Certo. Perché aveva sempre questi contatti. Consideriamo che lui fa questa registrazione non sapendo di essere registrato, quindi dice queste cose. Sappiamo che questi personaggi della Magliana, se sanno il 30%, ti raccontano, ci mettono di loro almeno un altro 50% per far vedere che sanno. Ma qua mi pare sanno, che tutti aggiungano a me la qualcosa, cosa che mi ha colpito all'uscita di questo audio, l'attenzione mediatica scarsa che c'è stata. Sì. Cioè io ho letto degli articoli usciti il giorno dopo, in fondo qua si parla di una persona, chiamala come vuoi, quasi 60 anni, di una ragazzina di 15 anni. L'attenzione è andata sulla ragazzina di 15 anni, ho letto addirittura chi scriveva, inventandola completamente, perché persone che tra l'altro hanno ascoltato l'audio senza bip, Emanuela frequentava appartamenti riservati della Santa Sede. Come a dire, già questa frase, come a dire, Emanuela frequentava quell'ambiente, quindi sapeva dove andava a parare. Mm. Non puntano il dito contro l'eventuale, certo, abusatore. Fammi fare una domanda a Laura Sgro, perché io, francamente, diciamo, se fossi un avvocato in questo momento chiederei alla procura di identificare questo signore che parla, no? di convocarlo e di fargli delle domande. Mi sembra il minimo sindacale. È infatti esattamente quello che stiamo facendo, perché va sentito, va identificato, va sentito, si chiederà a lui se conferma o meno quello che ha detto, e comunque ci sarà l'audio integrale nella disponibilità dei magistrati. Pietro, torno poi da Fittipaldi, cioè mi pare di capire che
da un'iniziale, diciamo, chiusura del Vaticano di Papa Francesco ci sia stata poi invece una possibile, cioè ci sia stato come un invito a rivolgersi. Quella lettera che ha scritto la SGRO al Papa. Sì, ha risposto a quella lettera, perché noi abbiamo detto abbiamo degli elementi importanti, allora, che potrebbero. Che cosa diceva quella lettera? No, la nostra? Sì, perché dobbiamo ricapitolarlo. Ha scritto l'avvocato Laura SGRO, ha scritto al Papa dicendogli: siamo in possesso di nuovi elementi che potrebbero aiutarci a fare un passo avanti verso la verità e vorremmo condividerli con lei. Sì. Inaspettatamente lui ha risposto. Questo è successo al dicembre, quando Cabaldo fu ascoltato in procura. Sì. E un anno fa. Sì, esatto. Noi il giorno dopo. E naturalmente questa lettera, il Papa risponde inaspettatamente, dice: ho ricevuto questa lettera, magari Laura forse può approfondirla meglio, però dice... Beh, non è una notizia da poco il fatto che il Papa abbia risposto. Però non ha detto, bene, fatemi sapere quali sono i vostri elementi. Ha detto, rivolgetevi al Tribunale Vaticano, dove sappiamo che il Presidente è Pignatone, che ha archiviato in Italia... l'inchiesta su Emanuele. Esatto, e verso il Procuratore di Giustizia, che è Diddi. Io il giorno dopo con Lara abbiamo scritto la richiesta, l'ho portata io alla Cancelleria del Tribunale Vaticano per farla protocollare, mi sono assicurato che fosse consegnata a Diddi. Da gennaio Diddi si rifiuta di ricevere l'avvocato e di ricevere me, perché io vorrei verbalizzare. Vabbè, è una vecchia storia questa che va avanti purtroppo, nonostante l'intervento del Papa, quindi mi domando, voglio dire, la gerarchia lì dentro se funziona. E la cosa che mi stupisce è che nessun laico all'interno del Vaticano, per quanto importante possa essere, conterà sempre meno anche del parroco di Sant'Anna. Quindi mi suona strana questa situazione, che una persona come Diddi si rifiuta di ascoltarci nonostante il Papa ci dice andate da lui. Emiliano Fittipaldi, ti chiedo, siccome ho pochissimo tempo, devo dare devo far continuare la trasmissione, ti volevo chiedere, diciamo, in questo polverone di cose che sono uscite, ma anche facendo riferimento a quelle famose 5 pagine di cui tu entrasti in possesso e che parlavano di una Emanuela che era stata nascosta, portata a Londra, eccetera, eccetera, a spese del Vaticano e quant'altro, secondo te in questo polverone riusciamo a trovare qualche cosa, qualche dettaglio che possa far progredire, diciamo, l'indagine, che porti a una verità su questa storia? È difficile, nel senso che io resto ottimista e confidavo, e credo anche tu lo confidavi quando abbiamo fatto la serie Netflix, che la serie desse nuova linfa e nuove informazioni. Io penso che questo mistero si possa risolvere solo in un modo, che chi in Vaticano sa, e io sono sicuro che in Vaticano c'è ancora qualcuno che sa, dica finalmente la verità a Pietro e alla famiglia e al rispetto di chi sta seguendo questa storia con angoscia da 40 anni, e chi conosce particolari dettagli che si è tenuto in questi quasi 40 anni abbia il coraggio di portare, se non prove, almeno la sua testimonianza di quello che è accaduto, perché noi giornalisti possiamo indagare, possiamo stimolare, cosa che stiamo cercando di fare, devo dire, in solitudine, perché la giustizia vaticana non ha mai aperto un'inchiesta sulla sua cittadina, su una cittadina vaticana. È pazzesco. E sono d'accordo con Pietro quando dice che è impossibile che un promotore di giustizia vaticano, che sarebbe la nostra accusa, decida in autonomia di aprire o non aprire un'inchiesta di questo tipo. Se il pontefice, sia Francesco, sia Ratzinger, sia il successore, vuole che si apra un'indagine sulla scomparsa della cittadina Emanuela Orlandi, lo si fa un secondo dopo, cioè nessun laico può dire no. E quindi tocca a Francesco non solo, secondo me, scrivere lettere, ma chiedere, imporre alla giustizia vaticana di aprire un'inchiesta, soprattutto se il fratello e l'avvocato SGRO dicono che hanno nuovi elementi con cui far ripartire un'indagine che in Italia è morta nel 2015. Grazie. Io pretenderei questo dal Vaticano, anche per eliminare quella poca trasparenza che ha caratterizzato il suo atteggiamento negli ultimi 40 anni. Certo. Allora io ti ringrazio, grazie Emiliano Fittipaldi, grazie Laura SGRO, grazie Pietro. Grazie a voi. Orlandi, come vedi, noi continuiamo a stare qui, lo facciamo in tutti i modi possibili, perché insomma è un impegno. Aspettiamo che si faccia sentire la procura. Sì, perché in un paese civile personaggi come questi dovrebbero essere
chiamati subito in procura. Sì, aspettiamo che si faccia sentire anche Papa Francesco, che evidentemente non riesce a, diciamo, convincere, obbligare chi dipende da lui a fare quello che dovrebbe fare.